Ringrazio per l'invito ricevuto dagli organizzatori. Faccio parte dell'Associazione Italiana Familiari di Vittime della Strada, associazione che nasce dal dolore per la perdita di un familiare sulla strada e che si pone come obiettivo primario quello di evitare che un dolore simile possa colpire altre persone. L'associazione persegue finalità volte a fermare le strade stradali e a dare giustizia ai superstiti. Nell'ambito dell'attività associativa rientra quindi la prevenzione dei sinistri stradali e pertanto nella qualità di socia e responsabile provinciale sono interessata alla tutela della vita e della salute delle persone dagli effetti spesso irreversibili dell'incidentalità stradale e alla conoscenza delle iniziative, delle energie e degli strumenti che le pubbliche amministrazioni destinano a tali tutele. 15 anni fa, sopravvissuta, non so come, al dolore indicibile e devastante per la morte di un figlio, ho avvertito il bisogno di mettermi in contatto con altri genitori, di vivere il mio dolore trasformandolo in attiva testimonianza e operando con altri per la sicurezza stradale. La tragica esperienza, intima e personale, messa a disposizione della collettività nelle sue più svariate espressioni, in particolare scolaresche delle scuole medie e superiori, mi ha arricchito come persona. Ho cambiato alcuni atteggiamenti che il dolore aveva attivato, ho nutrito la mia esistenza di tante speranze e illusioni. Ma il punto è proprio questo. Le speranze e le illusioni hanno dovuto scontrarsi con la realtà di ogni giorno, con l'inerzia delle istituzioni e con l'incoscienza e la criminalità di tanti utenti. Uno slogan coniato dalla nostra associazione recita così: vittime innocenti uccise sulla strada, ignorate dalla società, calpestate dalla giustizia. Leggevo in questi giorni le considerazioni di un autorevole neurologo che contengono la domanda che assilla noi familiari: perché tanta indifferenza? In una ventina di anni la malattia della mucca pazza ha colpito in Italia 2 persone. Nello stesso periodo e nella stessa Italia sono decedute per incidenti stradali 100.000 persone in 20 anni. Con tutta la solidarietà per le 2 persone decedute a causa della mucca pazza, mi sembra che fra gli effetti di questa malattia e gli incidenti stradali non vi sia stata proporzione nel clamore mediatico e nel rigore delle strategie di prevenzione. Per quanto riguarda l'oggetto dell'incontro di oggi, non ho le competenze e tantomeno la presunzione di addentrarmi in questioni tecniche, infrastrutturali e logistiche. Mi basta partire dal valore di una sola vita umana distrutta sulla strada, patrimonio immenso per la famiglia, ma anche per l'intera collettività, per provare profonda disapprovazione nell'apprendere che il progetto dell'autostrada Orte-Mestre non risulta più essere tra i progetti prioritari del governo. Mi sono chiesta cosa ci sia di maggiormente prioritario della sicurezza stradale per il ministro Delrio o per altri soggetti decisori, sia nel caso in questione che avvenga con la costruzione di una nuova arteria alternativa alla statale Lomea, liberandola dal traffico pesante e dalla congestione balneare, sia che avvenga con la messa in sicurezza della stessa arteria stradale, che da anni è classificata fra le più pericolose del nostro paese e con il primato per indice di mortalità superiore del doppio rispetto alla media delle normali strade stradali. Questo la riportano le statistiche e per quanto mi sono informata risulta così. Secondario rispetto alla incolumità delle persone
ma non indifferente per gli effetti sull'economia commerciale e turistica di tutta l'area interregionale e per il normale svolgimento del traffico di zona, il tratto viario che attraverso il Veneto richiederebbe almeno una riqualificazione con bretelle di immissione, sistemi di riduzione di velocità e controllo di sorpassi azzardati. Maggiore deterrenza ai comportamenti sconsiderati di tanti utenti della strada deriverebbe anche dalla presenza fisica di elicotteri e autocivetta. La cronaca riporta fatti drammatici. Si depongono fiori, si piantano croci a testimonianza del sangue versato, ma la tragedia ormai è compiuta e l'indifferenza riprende, mentre l'inerzia e l'immobilismo continuano. Di fronte a tutto questo, chi è chiamato per ruolo istituzionale a rispondere, affronti in coscienza il problema e si prenda le responsabilità morali e sociali che ne derivano. Vi ringrazio per l'attenzione.